Ti svegli con il suono della sveglia del tuo iPhone. Infastidito dal fatto di non essere riuscito a dormire di più, sblocchi a malincuore il telefono per vedere cosa accade nel mondo. C'è un'email di Amazon che ti informa che il tuo pacco è stato consegnato. Ti costringe ad alzarti dal letto per prendere il pacco. È una medicina che hai ordinato la sera prima. Le meraviglie della spedizione durante la notte. Guardi dall'altra parte per vedere l'orologio. Sono le 8 del mattino e devi essere al lavoro alle 9. Agitato, apri il tuo computer Microsoft per rispondere ad alcune mail di lavoro prima di essere pronto per uscire. Non c'è tempo per preparare la colazione, quindi prendi qualcosa da McDonald's strada facendo. Ora, se ti dicessi che ogni singola azienda con cui hai interagito nella prima ora della tua giornata è fortemente influenzata in gran parte da una sola azienda, la BlackRock. Sono sicuro che hai già sentito di tutto su questa azienda. Ci sono dozzine di video su YouTube che parlano di come questa controlli il mondo intero. Ma la realtà è molto affascinante. Questo perché tutto ciò che hai sentito sulla BlackRock non è esatto. BlackRock è una società di investimento che controlla un numero enorme di azioni in alcune delle più grandi aziende al mondo, avendo un totale di circa 10 trilioni di dollari in attività in tutto il mondo. Questo è un importo pari alla metà del prodotto interno lordo totale degli Stati Uniti, controllato da una singola azienda. È facile liquidare quindi un'azienda così imponente come malvagia a tutto campo. Ma la verità è che BlackRock non possiede queste società, né possiede azioni di queste società. Sono i loro clienti che posseggono le azioni e BlackRock semplicemente le gestisce. Questo non vuol dire che non abbia alcuna influenza su queste aziende. Sicuramente lo fa, perché controllando una quantità così incredibile delle loro azioni, è possibile che le aziende vogliano mantenere le grazie della BlackRock, quindi non ritirano mai i loro investimenti. Ora, anche se BlackRock potrebbe non essere la compagnia malvagia che alcune persone cercano di far sembrare, la verità è che c'è ancora qualcosa di molto losco al riguardo. La loro ipocrisia, soprattutto. BlackRock venne fondata 34 anni fa da Larry Fink. Ha fatto crescere l'azienda da 5 milioni di valore a circa 8 miliardi in solo 5 anni, principalmente gestendo il denaro investito da grandi istituzioni come pensioni, fondi universitari e fortune sostanziali investite da super ricchi. Oggi Fink fa parte del Council of Foreign Relationship e del World Economic Forum, attirando l'attenzione dei magnati degli affari e dei leader politici di tutto il mondo. E la sua azienda è sul punto di consolidare così tanto potere che potrebbe essenzialmente controllare il mondo. Il crollo finanziario del 2008 si è rivelato un'incredibile opportunità per la BlackRock, che si assicurò un contratto non contestato per il controllo di molte delle banche che erano fallite. Ciò diede a Larry Fink, che era già incredibilmente ricco, ancora più potere ed un filo diretto con il governo americano. La stessa cosa accadde nel 2020, durante i primi giorni della pandemia, quando il governo chiamò la BlackRock per proteggere la Federal Reserve dalle ricadute finanziarie. Periodi di incertezze economiche come questi sono stati fondamentali per l'ascesa al potere della BlackRock e, come dice la famosa citazione, da un grande potere derivano grandi responsabilità. BlackRock vorrebbe che tu pensassi che loro sono responsabili. Così, nell'estate del 2020, mentre il mondo era arrabbiato per l'omicidio di George Floyd, l'azienda ha rilasciato una dichiarazione in cui affermava che le società dovrebbero servire per uno scopo sociale e che avrebbe assegnato ad ogni azienda un punteggio ESG, ovvero ambientale, sociale e governativo. Le aziende che avevano promesso una maggiore diversità nelle assunzioni e nella leadership, o che hanno offerto politiche e tecnologie rispettose nell'ambiente, hanno ricevuto punteggi più alti rispetto alle aziende che non lo hanno fatto. Sebbene questo concetto esista fin dal 2004, BlackRock è diventato il sostenitore più forte degli investimenti ESG nel 2020 e, in tutta onestà, ha funzionato. Prima di questa dichiarazione, gli ESG erano menzionati in meno dell'1% delle chiamate sugli utili, mentre entro maggio 2021 quel numero è salito a circa il 20% e da allora è rimasto il segmento di più rapida crescita nel settore della gestione patrimoniale. Le persone, infatti, ultimamente sono più preoccupate per l'impatto ambientale e sociale delle aziende. E questa è una buona cosa, giusto? Così le aziende socialmente responsabili prenderanno il sopravvento. In un mondo ideale, sì, ma sappiamo tutti che il mondo in cui viviamo è tutt'altro che ideale. Anche se c'è stato qualche miglioramento positivo, il risultato principale delle dichiarazioni ESG della BlackRock è stata un'ondata massiccia di aziende che partecipano alla pratica nota come greenwashing, fingendo cioè di essere più sostenibili, diversificate o responsabili di quanto non siano in realtà. Ha anche esposto l'ipocrisia della stessa BlackRock, perché mentre afferma di sostenere gli investimenti ESG,
L'azienda rimane il più grande investitore al mondo nei combustibili fossili e dai profitti di guerra, mantenendo un rapporto piuttosto amichevole con i violatori dei diritti umani in tutto il mondo. Ma non è solo la BlackRock, ma anche la Vanguard, la seconda più grande società di investimenti al mondo, ad essere colpevole della stessa tecnica. Promuovere gli investimenti ESG da un lato, ma dall'altro non voler smettere di investire nel petrolio, nel gas, o ritirarsi da società con pratiche discutibili in materia di diritti umani. Lo vediamo più e più volte da BlackRock. Fanno qualcosa che sembra che si stiano muovendo nella giusta direzione agli occhi del pubblico, ma dietro le quinte non sono disposti a manomettere i loro investimenti, anche se è per il bene superiore della società. Prendiamo ad esempio il cambiamento climatico. La BlackRock afferma che il rischio climatico è un rischio di investimento, il che significa che investire in società che non stanno creando politiche per aiutare ad affrontare il cambiamento climatico è una mossa rischiosa. Nel 2021 BlackRock ha effettivamente fatto qualcosa al riguardo, aiutando a scuotere il consiglio della ExxonMobil, una delle principali compagnie petrolifere statunitensi, aggiungendo anche i nuovi membri al consiglio che hanno promesso di agire sul cambiamento climatico. In precedenza, il colosso del petrolio e del gas era responsabile del 2% di tutte le emissioni di CO2 mondiali. Ora ci sono nuovi mandati autoimposti per aiutare a ridurlo nel tempo. Questa è una grande mossa da parte dell'azienda, senza dubbio. Ma il fatto che sia ancora il più grande investitore al mondo in combustibili fossili lo fa sembrare più un segnale di virtù che un tentativo effettivo di apportare cambiamenti significativi. Ma l'ipocrisia non finisce qui. Mentre le sparatorie di massa continuano a porre fine alle vite negli Stati Uniti, BlackRock si è espresso contro violenza armata e ha affermato che i produttori di armi dovrebbero fare di più per proteggere le vite degli americani. Ma chi è il più grande investitore nei produttori di armi? Hai indovinato? È proprio la BlackRock. La società detiene una quota di partecipazione del 16% nella Sturm-Ruger, il 15% in vista outdoor e percentuali significative anche in altri produttori. BlackRock afferma di parlare con queste aziende nel miglioramento della sicurezza, ma finora non è chiaro se c'è stato un effettivo cambiamento. Al di fuori dell'America, il fondo per l'aerospazio e la difesa degli Stati Uniti di BlackRock ha miliardi di dollari investiti in importanti appaltatori di armi in tutto il mondo, come Lockheed Martin, Raytheon o General Dynamics, che stanno sostenendo queste aziende che ottengono enormi contratti dal Pentagono e usano i soldi dei contribuenti per impegnarsi nella violenza e nella guerra in tutto il mondo. Spesso queste armi vengono fornite a governi stranieri in nome della pace, come l'Arabia Saudita, che ha ricevuto armi dal governo degli Stati Uniti e le ha utilizzate per farlo attaccare indiscriminatamente i civili nello Yemen durante anni di guerra civile. Il finanziamento di questa diffusione della guerra e dell'aumento delle armi nucleari dimostra che BlackRock evita costantemente il proprio impegno per i diritti umani. BlackRock è ufficialmente il primo gestore patrimoniale globale ad avere accesso al fondo comune cinese, lasciando i critici a chiedersi cosa avrà promesso finché al presidente cinese Xi Jinping per consentirgli di accedere ai fondi del Partito Comunista Cinese. Per essere onesti, BlackRock non è l'unica società di investimento che cerca di fare affari con la Cina, ma a causa del suo diffuso potere è riuscito a prendere piede nel territorio controverso, il che è sorprendente, soprattutto per un'azienda statunitense. Questo potere l'ha reso importante anche nella guerra in Ucraina. Come abbiamo visto in Cina, nonostante la sua enfasi sugli investimenti ESG, BlackRock ha la tendenza a trascurare i diritti umani a favore del guadagno monetario. Da anni investe nelle aziende più importanti della Russia, le pensioni britanniche controllate da BlackRock hanno infatti da solo contribuito con 630 miliardi di dollari alla Russia. E dopo l'annessione della Crimea da parte della Russia nel 2014, un precursore di quella che sarebbe diventata la guerra in Ucraina, BlackRock ha riconsiderato alcuni dei suoi investimenti in Russia, ma appena un anno dopo è tornata per essere tra i principali azionisti delle più grandi società del paese. Anche quando è diventato chiaro che il presidente russo Vladimir Putin stava pianificando un'invasione, BlackRock non si è mossa. Però, come la maggior parte delle altre aziende occidentali, alla fine ha dovuto ritirare le risorse dalla Russia una volta iniziata la guerra. Ma pensa a tutti i soldi che ha investito in Russia nel corso degli anni, denaro che il governo autoritario ha controllato ed utilizzato nelle sue missioni di espansione che l'ha guidato verso questa guerra. Tutto ciò pone la domanda: ma come ha fatto un'azienda ad ottenere così tanto potere ed influenza a livello globale? L'attività della BlackRock si basa sugli ETF o fondi negoziati in borsa. Un ETF contiene investimenti diversificati così da ridurre il rischio di investimento. Invece di acquistare azioni di una singola società, investe in un fondo che acquista azioni, materie prime ed altri titoli. Questa pratica si è rivelata molto redditizia per la BlackRock e per i suoi investitori anche grazie ad un software di gestione del portafoglio creato nel 1998 chiamato Aladdin. Aladdin
prevede il possibile esito di ogni investimento e raccoglie informazioni e dati personali su tutti coloro che hanno mai dato consapevolmente o inconsapevolmente denaro alla BlackRock. Ciò consente al software di prevedere quanto sia probabile che un investimento specifico fallisca. Alla fine, questa tecnologia ha portato finché la BlackRock al vertice, rendendo l'azienda di riferimento per gli investimenti in ETF e continua a diventare sempre più popolare. Gli asset globali degli ETF, infatti, potrebbero esplodere a 25 trilioni di dollari entro il 2025, il che significa trilioni di dollari in più per la BlackRock. Ma non abbiamo bisogno di aspettare fino al 2025 per vedere gli effetti del suo potere. In questo momento BlackRock supervisiona asset che valgono il 10% dell'intera economia mondiale. Aziende come Fox, Comcast e Disney devono consultarsi con la BlackRock prima di fare mosse importanti, poiché possiedono una quota molto ampia della loro proprietà. BlackRock ed altre grandi aziende come Vanguard sono i maggiori investitori in giganti globali come Google, Facebook ed Amazon. Questo livello di proprietà crea un ambiente anticoncorrenziale. Lo senti nei prezzi dei biglietti aerei. BlackRock e Vanguard sono tra i 5 maggiori azionisti dei 3 maggiori operatori aerei, il che significa che ci sono pochissimi incentivi ad abbassare i prezzi in modo da competere tra loro. Questo livello di consolidamento delle proprietà riduce la scelta dei consumatori ed aumenta i prezzi. Significa anche che alla fine una manciata di persone potenti in queste società di investimento potrebbero esercitare più potere dei dirigenti delle società di cui possiedono le azioni. Anche Jack Bogle, che ha fondato Vanguard, afferma che questo tipo di concentrazione delle proprietà è cattivo. Troppi soldi nelle mani di pochi non funzioneranno bene per l'economia globale. Ci sono soluzioni che i governi potrebbero mettere in atto per fermare queste aziende che stanno raccogliendo così tanta influenza. Cose come non consentire a fondi ed ETF di votare come azionisti nelle società o creando limiti di proprietà che determinerebbero quanto di un'azienda può essere di proprietà di una singola entità. Possono essere approvate leggi che limitino l'influenza che un'impresa di investimento può avere su delle società. Sfortunatamente, la maggior parte delle persone non può permettersi il lusso di guardare così lontano. Ciò che sembra buono a breve termine è tutto ciò che conta, ed è così che BlackRock prospera. Spera che trascurerai la sua ipocrisia nei confronti dell'ambiente, della diversità e dei diritti umani, perché rilascia dichiarazioni sull'essere un'azienda responsabile, ed il suo futuro dipende dal fatto che i suoi investitori non si preoccupino di queste cose, perché spesso non sanno neanche di appartenere direttamente a BlackRock, poiché magari hanno acquistato un fondo pensionistico in una banca vicino casa. E tu? Conoscevi questa società? Ed in cosa è involucrata? Come pensi che si comporterà in futuro? Fammelo sapere con un commento. Io per ora ti saluto, ma noi ci rivediamo domani con un nuovo video. Ciao!